Dall'autunno 1943 fino all'aprile 1945, il Collio fece parte della zona d'operazioni del litorale adriatico, sottoposta al diretto controllo della Germania, che vi operò una dura repressione dell'attività partigiana. Sull'altopiano carsico e sul Collio, le formazioni partigiane furono attive a partire dal 1942, favorite dalla conformazione del territorio e dall'appoggio degli abitanti. La liberazione, operata da formazioni partigiane italiane insieme a quelle slovene del IX Corpus, avvenne tra la fine d'aprile e i primi di maggio del 1945, prima dell'arrivo delle forze alleate e dopo lo scontro con i tedeschi in ritirata. La pioggia scrosciava incessante, precipitando giù dal cielo all'imbrunire e facendolo rabbrividire ad ogni passo che compiva. Tutto fradicio, maledisse la sua malsana idea di non portarsi dietro un cappotto più pesante. La strada fangosa che usciva da Mossa non gli era mai sembrata così lunga come quella sera. E si ritrovò a pensare che l'unico luogo in cui avrebbe voluto trovarsi in quel momento era il suo caldo, comodo letto. Improvvisamente scorse un paio di fari di fronte a lui. Si facevano sempre più grandi e vicini, mentre il roco rumore del motore del camion Blitz Opel si faceva sempre più forte. La luce dei fari mostrò meglio la figura in freddo.